Buongiorno a tutti. Nell'ultimo video vi avevo detto che avrei dovuto fare il trapianto di midollo. Nel frattempo l'ho fatto e oggi vi aggiorno su come è andata. Come vedete, non sono a casa mia, sono in un altro posto e dopo vi spiegherò dove e perché. Quindi, cosa è successo? È successo che il 25 di gennaio sono stato ricoverato all'ospedale di Alessandria, appunto per fare il trapianto del midollo. È stato un ricovero in isolamento, quindi diciamo che è andato un po' in modo particolare rispetto a quando ero ricoverato a Novara. Sono andato giù con Croce Bianca, mi hanno accompagnato loro, l'autista della Croce Bianca è venuto a prendermi a casa dei miei genitori, è venuto con me anche mio padre. Avevo con me due valigie e uno zaino con il computer anche. Quando sono arrivato ad Alessandria mi hanno fatto mettere tutta la roba dalle valigie su un carrello e poi hanno portato dentro in reparto il carrello e mi hanno fatto le domande di rito. Le valigie le ho lasciate fuori dal reparto. Poi una volta finito tutta l'intervista mi hanno portato in camera dove mi sono tolto i vestiti, ho messo il pigiama, ho tolto le scarpe e ho ridato tutto a mio papà che ha portato via le valigie, scarpe, vestiti, tutto. Sono rimasto solo con la roba che avevo dentro la valigia. La camera era singola, nel senso che era una camera doppia, però c'era un letto solo, quindi era abbastanza parecchio grande ed era tutto per me. Poco dopo essermi sistemato, hanno cominciato ad attaccarmi la soluzione fisiologica al catetere Groshong. Praticamente era sempre in infusione la soluzione fisiologica, praticamente acqua e sale. Questo è per mantenere il catetere pervio in modo tale che se ci fosse qualcosa da fare non fosse mai bloccato. Quindi per tutto il ricovero sono stato attaccato 24 ore al giorno, giorno e notte, mentre facevo la doccia, mentre mangiavo, sempre, sempre, sempre. Il giorno dopo il ricovero è iniziata la chemioterapia. È stata una chemioterapia che viene detta mieloablativa. Serve per eliminare tutte le mie cellule staminali, tutto il mio midollo, fondamentalmente. Tutte le cellule che producono globuli bianchi, globuli rossi, piastrine. E questa è stata fatta con due farmaci, fludarabina e busulfan. È durata 4 giorni, appunto. Diverse ore al giorno mi mettevano questi farmaci con una pompa per dosarli correttamente. Durante l'infusione non si sente niente, cioè si è qualcosa attaccato, però non c'è ancora nessun effetto, perlomeno non a me. Dopo 4 giorni di questa chemioterapia mi hanno messo chiamano siero di coniglio, è un nome un po' buffo. Praticamente sarebbe conigli, vengono somministrate dalle cellule di timo umano, producono un siero e questo siero viene poi infuso negli umani e serve per eliminare tutti i linfociti, tutto il sistema immunitario. Questo serve per evitare il rigetto. Quindi altri 3 giorni di questa terapia qui, sempre con la pompa. E questo mi ha causato qualche effetto collaterale, nel senso che ho cominciato ad avere un po' di diarrea e poi ero molto, molto, molto stanco. Comunque, praticamente una settimana di chemioterapia e praticamente quello che andava fatto prima del trapianto del midollo è stato fatto. Poi venerdì 2, tarda mattinata, è arrivata la sacca con il midollo. La sacca con il midollo praticamente da vedere era come se fosse una normalissima sacca di sangue, forse un pochettino più grossa. E infatti è stata poi infusa come se fosse una sacca di sangue in vena, senza pompa. L'infusione è durata circa 4 ore e anche lì potevo fare quello che volevo, spostarmi, andare in bagno, mangiare, alzarmi dal letto, fare quello che volevo e non ho sentito niente di particolare. Dopodiché, niente, bisogna aspettare e monitorare i valori. Come chiaramente effetto teso dalla chemioterapia, si è successo che i valori del sangue sono scesi, quindi sono scesi i globuli bianchi, i globuli rossi, piastrine. Nei giorni successivi mi hanno dato 2 sacche di sangue e 5 sacche di piastrine per mantenermi in vita, diciamo. Niente di che, cosa che avevo già fatto con le normali chemioterapie, solo questa qui era un pochettino più forte. Dopo qualche giorno hanno cominciato anche a cadere i capelli. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato nel cuscino tanti capelli. Siccome non avevano tempo subito di venire a tagliarmeli, sono andato in bagno e proprio tolti io uno per uno, come spulciarmi. Poi nel pomeriggio è venuto l'os, me l'ha tolti, me l'ha tagliati, perché sono venuti un po' via togliendoli così a mano, ma non tutti. Gli altri me l'hanno poi tagliati nel pomeriggio. Niente di che, anche questo, cioè cadere i capelli è una cosa normale con la chemioterapia. Invece un problema serio che ho avuto è stata la mucosite. Praticamente le chemioterapie come effetto collaterale praticamente bruciano le mucose. Le mucose tutte, dalla bocca allo stomaco, all'intestino fino all'altro capo. Secondo la persona, è una cosa individuale,
possono provocare vomito, diarrea, problemi intestinali, eccetera. Io sono sempre stato fortunato da questo, tipo, da questo punto di vista, perché non ho mai avuto nausea, né vomito, né diarrea per la chemioterapia. L'ho sempre sopportata tranquillamente. Questa volta invece ho avuto una mucosite alla bocca. È stata una cosa veramente pesante, perché per 2 settimane avevo tutta la bocca che mi faceva male, non riuscivo a mangiare, anche mandare giù la saliva mi faceva male. Quindi è stata veramente una cosa molto pesante. E mi dicevano i dottori che l'80% delle persone che fa questa chemioterapia mieloablative ha questo problema. Quindi non è andata né peggio né meglio di altri. Cioè, se capitava nel 20% che non aveva male alla bocca era meglio, però visto che il 80% ce l'ha, perché no? Posso averlo anch'io, no? Mi hanno dato antidolorifici, inizialmente pochi, cioè pagare una flebo e via. E poi quando il dolore aumentava, niente, mi hanno messo proprio l'antidolorifico in infusione continua per 2 settimane e non era sufficiente. Poi mi hanno detto che quando i valori sarebbero saliti, anche la mucosite si sarebbe risolta. E infatti è stato così, ma ci è voluto tanto tempo. Per fortuna non c'è stata necessità di usare l'alimentazione artificiale, nel senso che un'opzione era poi anche darmi tramite Flebo quello che mi serve, come sostanze nutritive, eccetera. Invece, parlando con la dietista, sono riuscito a darmi quello che mi serviva molle, quindi mangiavo semolino, minestrina, carne tritata, roba liquida, quindi alla fine ho sempre mangiato, diciamo, da solo con fatica. Addirittura quando c'era qualcosa di troppo friabile che andava in giro per la bocca, che dovevo usare la lingua per raccoglierlo, no, non era fattibile, faceva troppo male. E poi una mattina ho sentito in bocca un gusto di catarro, ho detto, qui c'è qualcosa che si sta muovendo, nel senso che prima era tutto statico, con i globuli bianchi a zero non succedeva niente, ho solo male e basta. Quella mattina lì invece ho sentito proprio questo gusto di catarro, quindi vuol dire che i globuli bianchi stavano salendo, qualcosa stava succedendo. E infatti da lì piano piano ho cominciato a migliorare. Però ci è voluto un sacco di tempo. I primi giorni era una cosa veramente schifosa, perché la guarigione della bocca comportava anche che tutta la parte che guariva creava del pus, quindi continuamente avevo in bocca una poltiglia veramente schifosa, però questo è. E poi piano piano non si è riuscito a mangiare meglio, però di fatto che essere guarito del tutto la bocca è successo poi quando ormai ero fuori. I medici mi dicevano che i valori iniziavano a salire dal 15° al 20° giorno. Invece sono stato fortunato perché già al 12° giorno appunto ho avuto questi globuli bianchi che salivano e questo è andato bene, è stato presto. E poi al 18° giorno sono stato dimesso. Quindi questo non dico che è un record, però è un ottimo risultato. La dimissione è sempre un momento un po' complicato in ospedale, perché i medici vedono i valori, quando i valori sono buoni tendono a cacciare via il ricoverato dalla camera. Io ero in camera singola e dovevano far entrare un'altra persona e mi hanno spostato in camera doppia. Qui non me l'aspettavo, perché pensavo che restare in camera singola fino alla fine. Comunque vabbè, mi hanno messo lì ancora per un giorno. Poi il giorno dopo hanno visto che i valori erano buoni e mi hanno detto che potevo stare in camera finché venivano a prendermi. Invece poi a un certo punto hanno detto no, di uscire fuori, perché c'era un'altra persona che doveva già entrare. Quindi veramente lì hanno un turnover molto molto alto. Quindi ho di nuovo messo tutta la mia roba su un carrello, mi hanno portato in un salottino e per fortuna sono riuscito a trovare 2 miei amici che sono venuti a prendermi con un brevissimo preavviso. Questo è stato una gran fortuna, perché non riuscivo a organizzarmi con Fondazione Angelino, la Croce Bianca o con i miei genitori, per cui aver avuto loro che sono venuti a prendermi è stata una gran fortuna e li ringrazio ancora una volta, perché veramente mi hanno dato un grosso aiuto. I miei amici sono passati prima a casa dei miei genitori, hanno preso le valigie, i vestiti e mi hanno portato tutto giù. Io ero nel salottino, le infermiere mi hanno portato le valigie nel salottino, le ho riempite, poi una volta riempite sono uscito fuori e i miei amici mi hanno portato qui dove sono adesso. Dove sono adesso? Sono alla residenza Lucci in centro a Biella. La residenza Lucci è una struttura residenziale, ci sono tanti appartamenti e nella struttura ci sono anche le OSS che danno assistenza, quindi mi portano il cibo in camera, mi fanno le pulizie, se serve mi danno assistenza tipo provare la pressione, mettere la crema, dopo vi spiegherò, se serve anche di più, se qui ci sono anche persone che sono meno autosufficienti, le aiutano a vestirsi, a me chiaramente non serve, però dovesse esserci qualunque problema, c'è il campanello da suonare e arrivano, 24 ore su 24. Se poi serve qualcosa in più, qui c'è anche l'assistenza infermieristica, che però si paga a parte. Facciamo un tour di questo appartamento, così vi faccio vedere dove sono e dove vivo per un po' di tempo.
Questo è il portoncino d'ingresso blindato che dà sul vano ascensore. Qui c'è l'angolo cottura completo di tutto, c'è il frigo, il forno a microonde, la piastra per cuocere e poi un sacco di spazio per mettere la roba. Qui c'è addirittura una lavastoviglie piccola, qui c'è lo scolapiatti, poi qui c'è posto per mettere la roba, c'è ampio spazio, qui anche sono delle pentole, volendo si può farsi da mangiare, io non lo faccio perché me lo portano, però volendo si può fare. Ancora qui c'è la cappa, sopra la cappa altro spazio qua, ho messo biscotti perché la colazione non è compresa, la devo fare da solo. C'è la tazza, faccio il tè nel forno a microonde e mi mangio i biscotti. Eventualmente qui c'è il bollitore, spremiagrumi, caffettiera. E poi qua c'è un altro armadio con anche qui ampio spazio. E qui ci sono un sacco di farmaci, tutti quelli che prendo sono veramente tanti. E poi anche qui c'è altro spazio, acqua. La macchinetta per provarmi la pressione, perché con gli immunosoppressori serve provare la pressione. Spazio qua che non ho ancora utilizzato, qua altro spazio che non ho ancora utilizzato. C'è un ottimo divano con anche poggiapiedi, una sedia, poi due sedie per il tavolo. Purtroppo c'è un solo tavolo e non riesco a tenere computer sempre fisso, quindi quando mangio lo devo togliere. Qui c'è un campanello che serve per chiamare le OS e la vista qui è su Via Repubblica, siamo in centro Biella e quindi diciamo che non è molto rumoroso di notte, ma di giorno sì, bisogna farci un po' l'abitudine. Poi qui c'è un altro mobile con altro spazio. Qui ho il tablet, caricabatteria, marsupio, la televisione, come se chi mi conosce sa che non la uso, quindi non l'ho mai accesa e mai l'accenderò. La camera da letto è separata, ecco qua. Il letto non è comodissimo, però diciamo che va bene. C'è il comodino con ampio spazio, c'è il comò con tantissimo spazio anche lì. Un bel armadio che non ho neanche riempito tutto perché non c'è bisogno. Comunque anche lì c'è un sacco di spazio. Il bagno. Ah, c'è anche questo specchio, eccomi qua. Il bagno anche qui è molto comodo, non è per niente piccolo. C'è una bella doccia con anche le maniglie. C'è una lavatrice, però di fatto non ne vedo l'utilità perché non c'è la sendibiancheria, non c'è l'asciugastiro, non c'è ferro da stiro, quindi uno queste cose dovrebbe portarsene. E poi, nelle condizioni in cui sono io, far asciugare la roba in appartamento così non è saggio perché può creare funghi, batteri, eccetera. C'è anche questa sedia per chi almeno ha qualche problema di mobilità. Vide il gabinetto, il termosifone, bel lavandino, diciamo che non va neanche male questo appartamento, cioè, c'è molto spazio e mi trovo molto bene. Qui c'è un altro campanello per chiamare le OS se serve. E quindi cosa si può volere di più da una struttura che mi tenga in questo periodo particolare? Perché sono venuto qui? Perché i dottori mi hanno detto, e lo capisco perfettamente adesso che lo sto vivendo, che dopo il trapianto del midollo non si può vivere da soli. Si è deboli, il corpo non è in equilibrio, si è vulnerabili, può succedere qualunque cosa e quindi non è sicuro stare da soli. Io non sono sposato, non ho una fidanzata, non ho altre possibilità e quindi a casa mia non
potevo stare. A casa dei miei genitori neanche, non era possibile organizzarsi. Ho cominciato a cercare un posto in una struttura, un RSA, che è quello che mi veniva in mente. Non sono riuscito a trovare perché l'RSA, avere la camera singola è difficile, poi spesso si mangia nella sala comune, che per me non andava bene. Fino a poi quando ho scritto al Cerino Zegna, che è proprietario anche di questa struttura, e la redirettrice mi ha detto che poteva essere una buona soluzione per me. Ci ho pensato e ho accettato, mi sembra veramente un'ottima soluzione. Qui appunto sono in centro Biella, c'è una portineria, esco quando voglio, rientro quando voglio, tutti i giorni vado a camminare, cammino dai 3 ai 7 km al giorno, che è già un buon risultato, con calma cammino, però cammino, cioè questo serve anche per riprendermi il più presto possibile. Le prime 2 settimane, una volta uscito dall'ospedale, mi hanno fatto tornare al centro trapianti 2 volte alla settimana per i controlli. Mi sono sempre fatto portare dalla Croce Bianca tramite Fondazione Angelino, viene l'autista davanti alla residenza Luci e prendermi alle 6:30, normalmente tra le 7:40 e le 7:50 sono lì e sono tra i primi. Rispetto a Novara è molto più comodo perché ci si mette meno tempo, di solito verso le 8:10, 8:15 chiamano i primi, quindi io passo o tra i primi o tra i secondi che vanno, perché magari sono terzo o quarto, fanno il prelievo del sangue, poi vado a fare colazione, rientro al centro trapianti verso le 10, 10:30, mi chiamano, facciamo la visita e poi mi mandano a casa. Quindi per mezzogiorno di solito sono di nuovo qua in appartamento. Che cosa è successo in queste visite? Già alla prima visita mi hanno trovato che avevo dei puntini rossi sul petto e anche nella schiena, e la dottoressa ha riconosciuto questi puntini rossi come GHD cutanea. Cosa vuol dire? GVHD sarebbe graft versus host disease, praticamente la malattia del trapianto verso l'ospite. Succede che il midollo, che comincia a creare dei globuli bianchi, questi globuli bianchi riconoscono il mio corpo come un estraneo e lo attaccano. Può attaccare qualunque cosa, tipicamente attacca o la pelle o l'intestino o il fegato. Abbiamo attaccato la pelle, quindi la dottoressa ha visto questi puntini e mi ha detto: mettiamo questa crema a cortisone, speriamo che non si espanda. E l'ho vista un pochettino, non dico preoccupata, ma diciamo sul pezzo. Quindi sono tornato a casa, sono andato in farmacia, ho preso questa crema. Chiaramente nella schiena non potevo mettermela da solo, però per fortuna appunto qua ci sono le ossa e me l'hanno messa loro. La volta successiva che sono tornato poi al centro trapianti di Alessandria, avevo visto anch'io che questa GVHD si espandeva, quindi mentre prima era a livello 1, dopo me l'hanno diciamo portata a livello 2, ce l'avevo anche sulla pancia, sulle cosce, sulle natiche, quindi mi cominciavo a preoccupare un po', anche perché ho fatto delle ricerche e questa GVHD cutanea a livelli più alti può anche essere mortale. Comunque con la crema mi è sembrato di vedere che praticamente in un posto, tipo non so, sul petto dove aveva iniziato, faceva il suo corso e poi finiva. È venuto anche in faccia, nella schiena poi è sparita presto, è rimasta in tutti gli altri posti, quindi la volta dopo mi hanno dato il cortisone in pastiglie da prendere. E 2 volte al giorno, 30 mg, che poi sono calato a 25. Adesso ne ho ancora di questa GVHD, questi puntini, ma meno. E quindi sono fiducioso che se non già settimana prossima quando torno, magari la volta dopo, magari mi tolgono anche i farmaci, sperando che poi non torni, perché potrebbe tornare in qualunque momento, potrebbe venire all'intestino, potrebbe venire al fegato, potrebbe succedere qualunque cosa. Adesso sono ancora molto vulnerabile, non sono ancora fuori pericolo, potrebbe capitare qualunque cosa nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Nel frattempo, da una visita all'altra, i valori dell'emocromo hanno continuato a salire. Sono molto contento perché questo midollo sembra che sia veramente, veramente buono. Il donatore si vede che è in buona salute e mi ha dato delle cellule staminali che sono molto efficaci. All'ultimo controllo avevo 5.700 globuli bianchi, che è tanto dopo 2 settimane fuori dall'ospedale. L'emoglobina già 11,9, piastrine 136. Tutti i valori molto alti che non ho mai avuto dopo così poco tempo quando facevo la chemioterapia. Poi un'altra cosa che mi rende molto felice è che la dimensione dei globuli rossi è più grande di prima, e quindi io ho sempre avuto per 56 anni praticamente la talassemia beta, che mi faceva produrre globuli rossi piccoli, avere emoglobina bassa, far fatica poi a fare sport, e adesso sembra che l'emoglobina prodotta nel nuovo midollo sia grande, sia normale. Adesso ho l'emoglobina già 11,9, spero di vederla salire nelle prossime settimane a 13, 14, 15 come le persone diciamo normali. La leucemia è per me normale essere senza leucemia, però essere senza talassemia, come dicevo già, è un regalone.
quindi spero proprio che anche questo si risolva. Per quanto tempo starò qui in questa struttura? Non lo so, fino a quando non me la sento di tornare a casa. E penso che questo non succederà prima del 20 di marzo, però non è che poi il 20 di marzo è una data fissa in cui vengo via, cioè il 20 di marzo è una data indicativa, potrei venire via il 21, come potrei venire via anche il 10 di aprile, non lo so. Quando mi sentirò sicuro tornerò a casa. Quando tornerò a casa mi dovrò poi organizzare per fare le pulizie più spesso di come le facevo normalmente, perché comunque, come dicevo, sarò ancora molto vulnerabile. E quindi questa è una cosa che ci penserò nelle prossime settimane. Nei primi 60 giorni l'alimentazione è molto molto limitata. Posso mangiare veramente poche cose. Devo mangiare solo roba cotta. Non posso mangiare niente latticini, quindi budini, formaggio, panna, niente. E io mangiavo tanto formaggio, ho sempre mangiato tanto formaggio nella mia vita, mi piace proprio. E adesso invece l'unico formaggio che posso mangiare è il grana padano, perché è naturalmente senza lattosio. Se quello che non è cotto può essere solo a monoporzioni, per esempio anche i biscotti devono essere tutti in monoporzioni, anche il grana padano deve essere in monoporzioni, sono quelle barrette confezionate singolarmente. Per esempio non posso prendere una fetta di grana padano e tagliarla quando mi serve. Qua in struttura mi fanno da mangiare secondo l'alimentazione che mi ha prescritto dai medici, mi hanno fatto un menù personalizzato che è abbastanza vario durante tutta la settimana, e quindi da questo punto di vista mi trovo molto bene. Poi dal giorno 60 le limitazioni dell'alimentazione vengono un po' ridotte. Dal giorno 100 si va già meglio e si ha quasi un'alimentazione quasi normale, quindi sono praticamente 3 mesi di alimentazione ristretta. Passerà anche questo. Non è un dramma dover mangiare così per un po' di tempo, prenderò a mangiare normalmente prima o poi. Quindi adesso vediamo come procede, giorno per giorno mi sento sempre meglio, anche questa mattina mi sento meglio di ieri mi sentivo meglio l'altro ieri, probabilmente domani mi sentirò meglio di oggi. Oggi piove, quindi non so se esco tanto, però sicuramente lunedì, che domani non pioverà, uscirò ancora a camminare. Non riesco ancora a spingere tanto quando cammino, però piano piano ce la farò. E poi ci saranno esami che verranno fatti nei prossimi mesi e che diranno quanto è andato bene il trapianto. Per esempio mercoledì mi faranno un esame che si chiama chimerismo. Chimerismo vuol dire che devono vedere quanto del mio midollo è rimasto rispetto al midollo del donatore. Idealmente il mio midollo dovrebbe essere stato eliminato del tutto, perché è ammalato, contiene ancora, potrebbe contenere le cellule con leucemia, che potrebbe, quindi potrebbe tornare alla malattia. Invece col midollo del donatore dovrebbe essere sano, si spera. Quindi o è stato eliminato tutto il mio midollo prima con le chemioterapie, oppure il midollo del donatore trova il mio midollo, lo distrugge, e quindi l'obiettivo è a un certo punto di avere solo il midollo del donatore, che non credo che sia possibile, non l'ho mai sentito, però si considera un buon risultato, se mi ricordo bene, se è superiore al 90% il midollo del donatore. Tendenzialmente si arriva al 97%, vediamo un po' come butta. Poi al giorno 60, quindi fra un mese circa, c'è un prelievo del midollo, poi c'è un prelievo del midollo ogni 2 mesi, se non mi ricordo male, quindi il giorno 120, il giorno 180, e poi, non so, una volta ogni 3 mesi, ogni 6, per monitorare appunto che la malattia non sia tornata, che non è scontato. Spero, però non è scontato. Quindi il mio compito nei prossimi giorni sarà riposare, camminare, andare a fare visite, stare tranquillo, prendere i farmaci, che i farmaci ne prendo già un sacco, e vedere se va tutto bene. Quindi speriamo di sì, e vi aggiornerò poi più avanti, quando avrò fatto altre visite, sarò magari a casa e vedremo come sta andando. Grazie a tutti dell'attenzione e alla prossima.